come potete probabilmente notare, purtroppo c'è qualcosa che è andato storto nel mio incantesimo capillare e in effetti non sono uscita con una chioma fatata come doveva essere, però sono uscita in versione pavone e non so quanto si veda in camera, però ecco, questo è quanto e dovete capire che ci vuole molto tempo per padroneggiare questi incantesimi di livello superiore. E però ci arriverò perché l'educazione magica che sto ricevendo è molto buona, sono io che sono una pessima studentessa. Questo ovviamente non è la pipì di pipistrello che ho usato per l'incantesimo, ma è sciroppo di cannella. Signori e signore, ben ritrovati. Il video di oggi è un haul dei saldi, ovvero il bottino che io mi sono fatta la settimana scorsa vagando tra i negozi. Dovete sapere che erano mesi che non mettevo piede in un negozio perché ero completamente al verde e quindi mi sono lasciata un po' andare. C'è da dire che la maggior parte delle cose erano appunto scontate, quindi in realtà alla fine non è che io abbia pagato chissà che cifre immense. E nulla, in realtà ho preso cose relativamente semplici, però ecco, ve le mostro, magari vi può interessare, magari se c'è qualcosa che vi piace lo potete ancora trovare e yep, immergiamoci. Voi dovete sapere che fino alla settimana scorsa io non sapevo nemmeno che esistesse Bershka da noi, e invece sì, e quindi mi ci sono infilata dentro e sono uscita con quello che è probabilmente il mio grande amore di tutti questi acquisti, che sono loro, che ho già usato, quindi sono sbottonati. Niente, sono degli shorts a vita alta e li amo come poche cose al mondo. Sono veramente, cioè, oh mio Dio, non ho parole per definirli, perché dovete capire che io ho messo in pratica questa moda delle cose a vita alta e dei crop top, eccetera, soltanto molto di recente, perché pensavo che mi sarebbero stati malissimo visti il mio fisico. E invece no, nel senso che sta bene, trovo. Cioè, mi piacciono un sacco, coprono la pancia, yay! E niente, sono fantastici e ve li consiglio da matti proprio perché sono proprio belli, penso che non metterò nient'altro per il resto dell'estate. Sempre da Bershka ho preso questa canotta blu, tada, che sì, può sembrare una cavolatina, in realtà non lo è. Sono piena di canotte molto semplici, tipo quella che ho addosso adesso, quanto si vede non lo so, ma questa mi piaceva con il pizzino e i fiorellini sopra e è abbastanza stretta e niente, mi piace il fatto che fa e niente, non so bene cos'altro dire in merito se non che sono molto felice di averla presa e sta anche bene con gli shorts perché è abbastanza stretta per poterla mettere con appunto queste cose a vita alta, non fa un effetto sono incinta all'improvviso. Sempre da Bershka e non so quanto possa piacere a voi, ma non è questo il punto, si è anche un po' stropicciata stando nel sacchetto, ho preso questa gonna. Che appunto va messa idealmente anche a vita alta. È un tessuto molto pigiamoso in realtà. Non so come chiama. Io con i termini tecnici proprio no. Niente, mi piaceva. Trovo che sia un bel colore. Sono stufa di prendere sempre gli stessi colori. Volevo qualcosa di un po' tenero e estivo e colorato. E quindi niente, penso che possa stare molto bene sia con qualcosa di panna o anche un nero eventualmente, più per il giorno. Però comunque niente, era morbida, carina e colorata. Visto il mio riscoperto amore per gli shorts a vita alta, sono passata da The Zenis, che anche questo non sapevo che ci fosse da noi perché io di solito vado soltanto da H&M, Zara, H&M, Zara. Sì, mi si è proprio aperta la mente a questo giro. E ho preso questi che non potevo non prendere, cioè li ho visti e ho detto: voi, come posso fare a lasciarvi qui? Siete di un colore così stupendo, ma cioè, non so in camera quanto renda, ma sono il turchesi più bello che io abbia mai visto e sono degli shorts a vita alta. Hanno un taglio un po' bizzarro. Nel senso, ho preso una taglia in più di quella che prendo di solito perché così
facevano meno questa cosa bizzarra, quindi sono molto molto mettibili. Da ProMod, che non so se esiste da voi, ho preso due cose. Questi che non sono a vita alta, ma erano troppo teneri. Non so quanto si veda il tessuto e i dettagli, ma sono proprio teneri. Non so come dire, sono proprio carini e teneri. E sì, come avrete capito, ho una mania per gli shorts, penso di avere una collezione infinita. Sempre a ProMod ho preso un vestito che purtroppo non vi posso mostrare perché l'ho usato per un video speciale che vedrete tra un po', spero settimana prossima. Era un vestito bianco a righe blu, che io immagino di mettere con delle zeppe blu che ho, fa un effetto molto signorina per bene, cosa che io sono. Quindi niente, mi piaceva tanto e appunto lo vedrete poi, lo vedrete poi. Facciamo un attimo un cambio di reparto. Non so se voi avete queste due marchi di bijou, però io ve ne parlo e magari le troverete anche voi se vi piace. Da Claire's ho fatto un acquisto che, cioè, le ho viste e mi sono detta: non posso non portarvi a casa con me, siete troppo carine. Niente, sono delle farfalle da mettere nei capelli. E dato che uno dei miei obiettivi è smettere di limitarmi a lisciare o fare i boccoli e fare, cioè, qualcosa con i miei capelli, ho pensato che mettere, cioè fare delle pettinature, metterci delle farfalle, cioè, che cosa assolutamente adorabile non è? Niente, sono molto soddisfatta. Ah, che dolore infinito. Sono della collezione di Katy Perry, quindi non era scontato, però niente, erano troppo belle per lasciarle lì, e trovo che appunto possano servire per fare diverse cose molto carine. Poi da IM, mi sembra che è sempre uno stile accessorize e quella famiglia, c'erano gli grandi sconti. Ho preso questi orecchini, che sono la cosa più lunga e infinita che io abbia mai visto, perché erano assolutamente adorabili. E immaginatemi con le punte di questo colore, un rosino, un violino, e questi nei capelli, cioè un effetto più bello non potrebbe esistere. Quindi non potevo lasciarli lì e niente, che guardate, cioè, mio Dio, mio Dio. E ho preso anche gli orecchini che indosso ora, che niente, sono delle pallottole turchesi e dorate, sbrilluccicanti. E cosa si vuole di più di una combo del genere? Sono stata poi in un posto in cui non entravo da una vita e mezza. Da piccola all'inizio ci andavo sempre perché era l'unico posto che cominciava a fare dei vestitini un po' frufru, fiori, pizzi, perché non se ne trovavano da nessuna parte ed era l'unica cosa che volevo. Però poi ha cominciato a fare soltanto cose trash, super attillate, di pessima qualità, e quindi ho smesso di andarci. Ci sono tornata l'altro giorno e con mia enorme sorpresa e felicità fanno delle cose veramente molto carine, e quindi ci ritornerò molto di frequente. Sto parlando del Tally Wild, non so, non ho mai saputo come dirlo, non importa. Cominciamo, perché questo è il posto dove ho preso, penso, più cose, è tutto scontato, quindi niente, penso di aver fatto dei grandi affari. Questa la vedete un po' stropicciata perché l'ho messa in questi giorni. Niente, è una camicia senza maniche che qui davanti si annoda, si può fare anche più in alto, infatti sta bene, l'ho provata, sta bene sia con dei pantaloni normali, lunghi, eccetera, sia con i miei amati shorts a vita alta. Fa proprio un effetto fighissimo, cioè veramente non ho parole. Io spero di fare un lookbook estivo, quando sono via in vacanza, così da farvi vedere tutte queste combinazioni che io sto amando da morire, perché appunto tanto tanto amore. Nello stesso genere l'ho preso anche il rosso con delle marrigherite, in modo che si può allacciare e fare un nodo. E poi niente, è stupendo, cioè è proprio bellissimo, cioè, soprattutto se avete i capelli scuri, trovo che una fantasia del genere con un rosso così proprio... Tanto che la fantasia mi piaceva particolarmente, ho preso anche la gonnellina nella stessa versione. E niente, è tanto tenera, tanto carina, tanto leggera, penso che vada bene anche per il mare. E niente, era veramente molto adorabile, costava molto poco. Avendo comprato tutte queste cose a vita alta, mi servivano delle mani da metterci insieme, giusto? Giusto. Dato che se amiamo tutti gli hashtag, non potevo non prendere questa crop top, proprio mini mini. Quindi ecco,
potrò metterlo solo esclusivamente con queste cose, con questo adorabile segnettino. È molto stretta, no, è molto stretta, però fa la sua scena, e appunto con quegli shorts che vi ho mostrato all'inizio, proprio sbavo infinito. Della stessa famiglia ho preso questo qua, che è blu scuro, a righe bianche, e è anche questo, cioè questo qui è leggermente più lunghino, però ecco, va bene uguale. E appunto fa proprio, cioè non riesco a spiegare quanto io ami l'effetto di cose a vita alta con un crop top. È proprio, cioè è proprio qualcosa che mi fa venire da piangere, perché è troppo bello per essere vero. E questo è mega carino, fa troppo un effetto marinaretta e mi piace da matti, da matti. Poi ho preso questo, che non c'entra un tubo con il resto, è semplicemente un toppino blu zaffiro. Sto cercando di usare dei termini un pochino più raffinati, ma non mi riesce. E niente, questo in realtà non ha niente di speciale, se non il fatto che io adoro da matti come sta questo tipo di blu, un blu elettrico così, con, cioè per le persone che hanno la pelle chiara e i capelli scuri, trovo che sia proprio una combo che boh, mi piace un botto, e quindi ogni volta che trovo qualcosa di questo colore devo comprarlo, è più forte di me, mi dispiace. Parlando invece ancora di gonne, ce n'erano così tante di fiorite carine che appunto non potevo limitarmi a una, ho preso anche questa. E niente, è una gonnellina corta che appunto, vista la vita, va benissimo messa a vita alta. Non sono capace di fare gli haul, che cosa vi devo dire, oltre al fatto che mi piacciono le cose che ho comprato e mi ci struscerei, ma lo riempirei di fondotinta, quindi non è il caso. L'ultimo acquisto fatto al Tally, nonché ultimo acquisto in generale, se non ho perso qualcosa da qualche parte, non ha niente a che fare con il resto, però era scontato e bisognava approfittarne, è questo, che è un vestito a maniche lunghe con la gonnellina. E niente, io adoro questo tipo di vestiti, li metto proprio tutto l'anno, qualsiasi stagione ne ho diversi, perché sono la cosa più pratica della terra. Basta veramente indossare questo, delle ghette o delle calze, delle scarpe un po' carine e via, è già pronto, è fatto, perché poi trovo che stiano molto bene, non so come dire, è il tipo di taglio, io non so se riesco a farvi vedere e capire, ma è un tipo di taglio che sta bene alla maggior parte delle persone, e appunto è pratico, comodo e sta bene sul corpo, quindi è perfetto, e trovavo che i teschini fossero molto teneri. Questo video probabilmente è stato un disastro, perché non so come si facciano gli haul, dovete dirmi che, non so, volete sapere di più, i prezzi li ho tagliati, quindi c'era poco da fare, non so se volevate vederli meglio, vorrei tanto farvi vedere le cose indossate, però essendo da sola, non avendo nessuno che mi filma, è un po' un casino, senza contare che non avrei una parete bianca dove filmare, io sono piena di cose ovunque. Dunque niente, vi farò assolutamente un lookbook estivo, perché ci tengo tanto a farvi vedere tutte queste combinazioni, perché ne sono innamorata. È raro che io esca così felice da una sessione di shopping. Di solito mi deprime abbastanza, perché le cose mi stanno male, poi è un classico, quando uno ha i soldi da spendere non trova mai cose che gli piacciono, mentre è sempre il contrario, e questa volta invece sono veramente contenta. E niente, se avete suggerimenti di altri posti dove io possa trovare delle cose a vita alta, dei bei crop top, anche online, sono veramente tutto orecchi, perché penso che sarà una coppiata che io porterò per il resto della vita, perché appunto se avete un fisico come il mio, che non saprei neanche come definire, di solito io lo chiamo triangolo al contrario, capite? Possiamo chiamarlo cuore, possiamo chiamarlo cuore, è molto più carino che triangolo al contrario, ovvero delle gambe abbastanza fini. Io sotto prendo sempre di solito dei tagli più piccole, una pancia che comunque si fa vedere se è esposta, e un busto abbastanza largo,
Oddio. Niente, per un fisico del genere io trovo che stia veramente bene questo tipo di abbigliamento, perché appunto mette in risalto le gambe, copre la pancia, e se mettete qualcosa di abbastanza stretto, ma non troppo, anche sopra, mette bene in evidenza anche il sopra, cioè nasconde ciò che deve nascondere e mette in risalto quello che deve mettere in risalto. E niente, ve lo suggerisco se avete un fisico tipo il mio. E basta, questo video finisce qua. Ci vediamo questo weekend per il video, finalmente dopo 1300 anni, su Robin Sharma. E ecco, basta, punto, a capo, addio, bye! Senza alcun dubbio, tra tutti gli attori conosciuti alle convention, lui era senz'altro il più bello. Io penso di non aver mai visto un essere umano di sesso maschile così bello.